semplice zappetta stiamo predisponendo il solco. Bene, una volta preparati appunto i solchi, ci accingiamo a trapiantare una varietà di finocchio tardivo. Lo trapiantiamo a 40 cm nella fila ed è un ortaggio che è pronto per la raccolta in 90 giorni. Ecco, stiamo trapiantando i cavolfiori bianchi a 50 cm nella fila, in profondità, in quanto crescono molto in altezza. Viene lasciato, diciamo, la parte aerea riguarda soltanto quello che poi sarà il cuore dell'ortaggio. Allora adesso stiamo trapiantando una varietà di cavolfiore simile al classico cavolfiore bianco che si trova negli ipermercati, ma è di colore verde. Quindi ho tre tipologie, tre varietà di cavolfiore, la bianca, la classica bianca, una varietà verde e il romanesco. Ecco, adesso sempre a 50 cm l'una dall'altra andiamo a mettere a dimora le verze rosse. Ecco, specifichiamo che le verze non temono affatto il gelo. Ultimo ortaggio della fila, le verze bianche. Anche queste hanno bisogno di essere trapiantate in profondità? Sì, come tutti i cavoli in generale. Ecco, in questa seconda fila stiamo trapiantando innanzitutto il radicchio di chioggia precoce che raccoglieremo ad ottobre, quindi a 60 giorni dal trapianto. Stiamo appunto trapiantando l'ortaggio a 30 cm nella fila. Bene, stiamo irrigando con una veloce seconda passata e le piantine sostanzialmente hanno subito, cioè stanno già subendo, soprattutto il radicchio vedo, una sorta di shock da trapianto, cioè sostanzialmente le foglie appassiscono, però dovrebbero riprendersi velocemente, accade sovente. Soprattutto con temperature alte, giornate soleggiate. Ecco.